usciti della rivista mai regolari nei primi anni vedono a partire dal secondo decennio di pubblicazioni, appunto gli anni compresi tra il 1908 e il 1918, rispettata la dichiarata scadenza bimestrale, con qualche piccola eccezione in concomitanza della prima guerra. Direttore unico è Adolfo Venturi, come unica è la casa editrice dell'Arte, la cui edizione con noi era infatti terminata nel 1904. La schedatura completa di articoli e sezioni del periodico rivela a livello strutturale una progressiva diminuzione del numero di rubriche, cui consegue una maggiore estensione dei contributi. Se per gli anni che vanno dal 1908 al 1910 compreso ogni fascicolo presenta, oltre alla parte saggistica in apertura, una fitta articolazione in miscellanea, corrieri, cronaca, bibliografia, divisa in recensioni, bollettino bibliografico e necrologie, gli anni a venire vedono una drastica riduzione alle sole rubriche di cronaca e bibliografia per gli anni 1911 e 12 e al solo bollettino bibliografico per gli anni che vanno dal 13 al 18. Il nuovo assetto così raggiunto può prevedere nella parte saggistica la suddivisione di uno stesso contributo su diversi fascicoli e talvolta su più annate. È il caso ad esempio degli studi di Giuseppe Wilpert su Santa Maria Antiqua e di Carlo Cipolla su Santa Anastasia Verona. Indice anche di un approccio maggiormente dedito all'approfondimento documentario, al confronto tra diverse posizioni e al vaglio delle pubblicazioni esistenti. Ma se la ricerca d'archivio era già dall'archivio storico dell'arte, una modalità di lavoro che a meno degli intenti Venturi aveva sempre auspicato, la novità sostanziale in questi anni è da riscontrare nell'apporto dei cosiddetti allievi di seconda generazione. Il loro ingresso in redazione porta ad un'apertura rispetto alle nuove istanze che il pensiero dell'epoca aveva elaborato, la teoria purovisibilista e l'estetica prociana. Istanze che personalità quali Lionello Venturi, Giuseppe Fiocco, Matteo Marangoni, Giuseppe Galassi e Roberto Longhi avevano fatto proprie. Sono anche gli anni che vedono un'estensione dei limiti cronologici di indagine. È aperto un varco oltre l'epoca rinascimentale, si arriva al 600 e oltre. Noti e tuttora fondamentali i contributi del 10 di Lionello e quello del 13 di Longhi dedicati a Caravaggio e di quest'ultimo i saggi sul Borgianni e il Battistello. La ricostruzione di biografie artistiche e l'assegnazione di un catalogo delle opere ad autori maggiori e minori è sicuramente il motivo più ricorrente, anche se non mancano affondi di carattere iconografico. Vale la pena proporre una breve rassegna di insigni artisti, come la intitolerebbe Venturi, che hanno trovato trattazione: Silvestro dell'Aquila, Elia Gaggini, Zanobi Strozzi, Lorenzo Di Nicolò e Mario Sfinardo, la recensione alla monografia del Suida dedicata a Bramantino e Coppa di Gustavo Frizzoni, i pittori ferraresi e umbri Perugino e Correggio di Adolfo Venturi, Beato Angelico, Bergognone, la serie di contributi sui pittori bolognesi di Matteo Marangoni e ancora Giovanni Paolo Pannini, Guercino, Jacopo Bassano, Evaristo Vaschini, Stravalgario, Moroni e pittori bresciani. È piuttosto evidente l'assenza di contributi dedicati all'arte e agli artisti contemporanei. Se in anni precedenti erano presenti monografie e recensioni di mostre, ora mancano, come i collaboratori che li avevano curati, tra gli altri Ugo Flere. Oltre ai già ricordati alunni di seconda generazione, sono presenti ancora collaboratori storici dell'arte, che partecipano appunto attivamente. I loro contributi si mantengono in linea con i personali ambiti di interesse, e quindi cito ancora una volta Frizzoni e le sue revisioni attributive sui disegni antichi, la ricognizione del Museo Stadel di Francoforte, o Lionello e le note sulla Galleria Borghese e sulle opere d'arte italiana all'Ermitage, oltre alle ricognizioni territoriali nelle Marche, sull'esempio di quanto già aveva fatto il padre per la scultura dalmata. All'appello non manca neanche Corrado Ricci, nonostante i suoi rapporti con Venturi si fossero ormai finiti, è presente con 5 articoli sulla pittura a Forlì e gli Aspertini, per esempio. Numerosi sono anche gli affondi dedicati alla miniatura. L'interesse di Venturi per la materia, maturato a partire dagli anni modenesi, è noto e trova spazio nei volumi della storia dell'arte italiana. Ora, dalle pagine della sua rivista, sono i suoi collaboratori a proporre nuovi studi, adottando lo stesso metodo di accurata analisi stilistica già praticato dal maestro. E quindi D'Ancona ritorna sui miniaturisti ferraresi, Franco De Rucci e Guglielmo Giraldi, ad Alberto von Fustenau su Niccolò Di Giacomo, Serafini sulla miniatura umbra, Pacchioni propone indagini su Belvello da Pavia e Gerolamo da Cremona, Mugno su un affondo sulla scuola di Colonia. Manca invece in queste annate la sezione specificatamente dedicata alle arti decorative, in parte già accennata.
anche se non mancano contributi di tal genere, che si trovano ora in parte tra gli articoli in apertura e in parte nella miscellanea, conformemente a quanto sempre dichiarato nel sottotitolo del periodico, che recita in questi anni rivista bimestrale di storia dell'arte medievale, moderna ed arte decorativa, e che tale rimarrà negli anni a venire fino al 1929, quando con la nuova serie inaugurata con la sua direzione Adolfo Lionello nel 1930 la dicitura arte decorativa viene appunto eliminata. A riguardo cito gli articoli di Tuesca sul vetro, di Raymond sul ferro, di Papini sui politici d'alabastro, Fiocco sugli intagliatori da Lendinara, ma soprattutto quelli di Venturi stesso, volti a ricostruire il panorama delle arti minori a Ferrara alla fine del XV secolo: gli armaioli, gli arazzieri, il ricamo, la tappezzeria e l'orificeria. Occorre specificare che la miscellanea non ospita unicamente contributi che si possono raccogliere in tale ambito, ma la rubrica accoglie prevalentemente articoli che descrivono opere e documenti inediti, non risolti come nelle prime annate in pochi paragrafi, ma all'interno di un discorso articolato che talvolta viene accompagnato dalla trascrizione della stessa documentazione d'archivio. Conforme poi alla specifica concezione venturiana della storia dell'arte, della sua fisionomia policentrica, è la rubrica dei Corrieri, che ritorna sempre con la divisione dall'Italia e dall'estero e che vede la collaborazione costante di alcuni studiosi, tra cui Giulio Carotti per la Lombardia, Pietro Piccirilli per Abruzzo e Molise, Enrico Mauceri per la Sicilia, Pietro Tuesca per Piemonte e Liguria, Antonio Filangeri di Cami dalla Napoli, Venturi stesso, anche se non in maniera esclusiva, per Roma, Herbert Cook dall'Inghilterra, Jean Dufré per la Francia e Paul Schubin da Berlino. L'informazione dei Corrieri verte su nuove acquisizioni di musei e gallerie, esportazioni, scoperte, restauri di opere d'arte e monumenti. Telegrafiche note informative di inaugurazioni, vendite, concorsi e sporadicamente su provvedimenti legislativi sono invece demandate alla sezione di cronaca, breve e solitamente non occupa più di due cartelle a fascicolo. Da ultimo, a chiusura di ogni uscita, troviamo la sezione bibliografica, divisa in recensioni e bollettino bibliografico. Sembra sia Adolfo a riservarsi il compito di stilare le recensioni delle opere. Esse, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, recano in calce la sua firma. Il bollettino bibliografico, invece, elenca le pubblicazioni di recente uscita, raggruppandole in aree tematiche, così da agevolarne la consultazione. Vanno sotto la prima divisione i testi che afferiscono a, cito, storia dell'arte in generale, opere di consultazione e divulgazione, topografia artistica generale, relazioni tra la storia dell'arte e le altre scienze, questioni e studi generali di tecnica, di estetica, di iconografia. Segue storia particolare dei monumenti, quindi biografia artistica e infine storia dell'arte nella vita odierna, istituzioni artistiche, insegnamento, legislazione, tutela dei monumenti, scavi e restauri, esposizioni e collezioni, bibliografia artistica. A partire dal 1910 però cambiano le diciture, ritornando a un modello già sperimentato in anni precedenti, la divisione per materie, ovvero estetica, iconografia, storia dell'arte in generale, architettura, scultura, pittura, arti minori. La sezione intitolata Rivista delle riviste italiane e straniere, fondamentale in anni precedenti e che proponeva una scelta di articoli tratti dalle riviste quelle più importanti, viene eliminata, ma quello che si riscontra dalla lettura del bollettino bibliografico è che lo spoglio dei periodici rimane parte preponderante di esso. Le testate più ricorrenti sono il Repertorium für Kunstwissenschaft, il Bollettino d'Arte, la Rivista d'Arte, l'Antagonista Rassegna d'Arte, Emporium, la Rassegna Bibliografica dell'Arte Italiana, The Burlington Magazine di Yearbook. E non manca l'informazione di storia locale dal bollettino di Storia Patria. Da questa iniziale analisi omnicomprensiva, le prospettive di lavoro che si sono aperte sono al momento due: da una parte l'approfondimento della vicenda biografica e critica di due collaboratori, Giacomo De Nicola e Gustavo Giovannoni, e dall'altra un'indagine sulle mostre retrospettive di Castel Sant'Angelo del 1911 recensite nella rivista. Propongo qualche nota sui collaboratori. Giacomo De Nicola nasce a Frascati nel 1879 e muore a Firenze nel 1926, laureato in lettere a Roma e poi allievo di Venturi. L'unica pubblicazione a lui dedicata è la biografia edita nel Dizionario Biografico degli Italiani, redatta da Francesca Paolini, studiosa cui spetta una consistente revisione dei documenti esistenti sul nostro, in parte trascritti nella sua tesi di laurea, volta a ricostruire la figura di De Nicola in qualità di privato collezionista e i suoi rapporti con il mercato antiquario fiorentino.
aspetto cui si affianca la carriera istituzionale, susseguitasi tra l'ispettorato alla Soprintendenza di Siena, la direzione del Bargello, i riordinamenti dei musei Orne e Schipper, la campagna di catalogazione in Dalmazia e la Soprintendenza del Friuli, detenuta solo per pochi mesi del 24. E un'intensa attività editoriale, accolta su varie testate, tra cui il bollettino di Storia Patria, la rassegna d'arte senese, Vita d'arte, The Barrio Sommelgarmi. I suoi studi versano principalmente sulla pittura senese e sulla scultura abruzzese toscana. A livello critico sono stati così giudicati, cito Venturi, contributi generalmente brevi, ove tutto era detto ciò che poteva avvantaggiare gli studi e niente più, nei quali ha sempre dimostrato, al di là di transitori interessi attributivi, coscienza scientifica di primo ordine e rispetto di valutazione dell'oggetto d'arte. Ai documenti consultati dalla Paolini aggiungo i carteggi di Nicola Venturi e di Nicola Ricci, rispettivamente a Pisa e a Ravenna. Il primo, in sole 6 lettere, comprese tra il 1914 e il 21, verte su un reciproco scambio di informazioni inerenti agli studi che ognuno dei due conduceva. Le prime tre comunicazioni del 1914 riguardano l'elaborazione dell'articolo dedicato ad Arcangelo Nicola da Camerino per l'arte, con attribuzione di una nuova opera al maestro, individuata nella prepositura divina. De Nicola chiede prima al maestro una fotografia della Madonna con Bambino e Angeli della collezione Longland da porre a riscontro di quella da lui individuata. Quindi invia le fotografie a corredo iconografico del suo articolo, che dice seguirà entro una decina di giorni. Nella corrispondenza successiva, De Nicola si rende prima disponibile a fare da intermediario tra Venturi e Poggi per avere delle fotografie di frammenti arnolfiani e di un busto della Urana di proprietà Bardini, siamo nel 1918, e poi comunica che secondo le sue ricerche pensa si possa scrivere a Giuliano da Sangallo la costruzione di Palazzo Orna nel 21. La collaborazione con l'arte non si limita ovviamente all'articolo su Arcangelo Nicola, ma risale già al 1905. Tra gli altri articoli sull'attività vignolese di Simone Martini, Arnolfo Di Cambio, lo studio su Silvestro dell'Aquila, di cui lo stesso Venturi si avvarrà per il volume della scultura del 400, l'analisi dei bassorilievi di Castelvisandro e una serie di nuove scoperte, un disegno inedito della Porta di Capua, aggiunte al catalogo del Maestro del Codice di San Giorgio, opere senesi nel Museo Arcivescovile di Utrecht e dipinti di artisti veneziani in Dalmazia e segna di Tura. Snodi interessanti nella carriera del nostro sono invece desumibili dal carteggio con Ricci, molto più consistente in 57 lettere che datano tra il 1906 e il 1922. Dalle prime lettere, siamo nel 1906-7, apprendiamo che Ricci aveva affidato De Nicola la realizzazione delle monografie sulla Dalmazia e sull'Aquila per l'Italia artistica, di fatto da lui incompiute. Seguono 6 lettere del 12 in cui trapelano le problematiche collegate all'allestimento della mostra Luce della sua scuola al Museo dell'Opera dell'Uomo di Siena, che sono le medesime alla base delle critiche pervenute dalle pagine della rassegna d'arte. Con il passaggio poi a Firenze, la corrispondenza si lega alle attività svolte al Museo del Bargello, vale a dire richieste di approvazione di spese per il riallestimento delle sale roviane e donatelliane e la comunicazione di nuovi acquisti. 4 lettere del 13 riguardano San Giovannino di Donatello proveniente da Casa Martelli. Quindi l'ingresso nella redazione della rassegna d'arte nel 17 su invito del Cagnola, alcuni aspetti pratici legati al compenso e al numero degli estratti da ricevere vengono riferiti appunto a Ricci, così come l'elaborazione di alcuni articoli. Le restanti lettere, una ventina datate tra il 13 e il 19, sono risposte a richieste di Ricci, principalmente di fotografie. Per esempio di stemmi delle famiglie fiorentine da porre a corredo della sua Divina Commedia di Dante Alighieri illustrata o ricerche di documenti e opere per le quali De Nicola si avvalse anche dell'aiuto di privati collezionisti come Lorna, la cui conoscenza è testimoniata appunto dallo stesso carteggio con Ricci. Gustavo Giovannoni, essendo la sua vicenda biografica nota, mi limito prima. Passo subito alla collaborazione con l'arte. A Giovannoni spettano gli unici contributi di storia dell'architettura e di sull'arte, anche se molto più considerevole il numero di articoli che lui fa in realtà pervenire ad altre testate come il Bollettino d'Arte o gli Annali di Ingegneria e Architettura e la nuova antologia.
la collaborazione con la rivista Venturiana inizia nel 1898 e sui tagli si presentano riccamente illustrati sia da fotografie che da rilievi particolari architettonici, e si svolgono seguendo doppio fronte di indagine, stilistica e documentaria. Il primo articolo in ordine di tempo è intitolato La porta della Via del Gesù in Roma, è volto alla datazione della stessa e alla sua lunga elaborazione testimoniata dalla prima lettera che Giovannoni invia a Venturi nel 98, in cui ne chiede un'accurata revisione appunto al maestro. Segue l'analisi delle fasi costruttive del chiostro di Sant'Oliva in Cori e una ricerca sulle opere dei vasalletti marmorai romani, oltre che all'analisi dell'evoluzione del tema della facciata due ordini delle chiese della seconda metà del Cinquecento in Roma. Appare in modo evidente come i suoi studi siano mirati all'ambito romano-laziale, con una predilezione per l'attività dei marmorai romani medievali, in particolare per le famiglie appunto dei Cosmati e dei Vasalletti. Il carteggio con Venturi è costituito da 8 lettere, datate tra il 1898 e il 1936. Sono lettere piuttosto lunghe che rivelano un rapporto confidenziale di riconosciuta competenza di Venturi a Giovannoni nell'ambito appunto dell'architettura. Riassumo velocemente, oltre alla prima lettera che ho citato, in una seconda del 1904 Hermann ringrazia Venturi della recensione positiva fatta sul monastero di Subiaco, quindi nel 13 Giovannoni identifica gli edifici rappresentati nei disegni dell'architetto svedese Nicodemus Tessin il Giovane inviati da Venturi, e nel 21 aggiorna rispetto all'avanzamento dei preparativi per il congresso internazionale di storia dell'arte, e infine l'ultima lettera del 36 è un invito a Venturi alla collaborazione con la nascente rivista Palladio, che, cito, intende prendere un modesto posto nei nostri studi, pertanto se il maestro di color che sanno accettasse di collaborare, sarebbe questa una vera consacrazione dell'edificio che cominciamo faticosamente ad elevare. Parole scritte 2 anni prima che la stessa rivista diventasse il mezzo col quale Giovannoni, riferendosi ai volumi sull'architettura italiana del Cinquecento, mosse critiche durissime al metodo venturiano.